Mi chiamo Valentina Veceglio, sono una ex sportiva agonista, ho praticato dall'età dell'infanzia lo sport, prima a livello ludico, poi a livello agonistico. Provengo in parte dalle arti marziali, sono cintura nera, ho insegnato ai bambinetti, sono andata avanti con l'atletica leggera, dall'atletica leggera a mezze maratone, sport di fondo, mountain bike, sci da fondo. Sono passata poi alla fine, parliamo degli ultimi anni dal 90 al 2003, al duathlon e al triathlon. Nel 2005 ho scoperto di avere il tumore alla mammella. Alla fine, in 2 mesi, 3 interventi pesanti, perché praticamente si arriva a toccare il fondo. Manca un seno, ti svegli, non c'è più. Allora, la sportiva non si perde d'animo. Il corpo non mi ha tradito, questo già lo sapevo dopo 2 mesi, anche se mi mancava il seno, ok? Allora, rimettiamoci per quanto possibile a lavorare un pochettino. Ovviamente ho già fatto subito la fisioterapia che c'è da fare in ospedale, ci davano dei foglietti, esercizi da fare, eccetera, ma ovviamente questo non mi bastava. Mi sono un po' auto-organizzata, dico, l'aerobico fa sempre bene, su questo non ci piove, stiamo tutti tranquilli, era già la medicina allora, la scienza. Ogni giorno mezz'ora di passeggiata anche in chemioterapia, ma non poteva né piovere né nevicare, nulla, anche eravamo in inverno ogni santo giorno. E c'era il mio secondo partner di vita, lo chiamo Anubis, mi è stato regalato un pastore tedesco e quindi con lui poi siamo andati nei boschi, mezz'ora ogni giorno. Questo mi ha aiutato a dormire meglio, mi ha aiutato a rielaborare anche socialmente. Io avevo i miei amici che mi accompagnavano nelle passeggiate. Perché stare seduti lì a stare male, a sentire che si sta male? No, cerchiamo di così spostare il focus dell'attenzione su altre cose. E sono andata un giorno a un congresso che tra l'altro hanno fatto qua a Merano, praticamente organizzato in collaborazione con l'American College of Sports Medicine. C'erano un sacco di personaggi di spicco, i quali hanno fatto proprio passare questo messaggio. Lo sport e medicina, dico guarda, dico questa non mi è proprio nuova. Io sapevo già da allora di avere un incarico, dico, io non posso buttar via tutto questo fior di informazioni che la vita mi ha dato, queste esperienze importantissime. Io le devo condividere, ovviamente, con del sapere. L'esperienza più il sapere. E da lì mi sono data da fare, ho preparato un progetto per Merano. Nell'aprile del 2011 è ufficialmente partito il 27 aprile del 2011. Oggi siamo alla 6ª edizione con 2 anni alle spalle. Io sono il dottor Herbert Heidecker, sono il primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Merano. Il reparto di ginecologia ha anche un centro senologico. 2 anni fa abbiamo deciso di integrare l'attività fisica nel percorso terapeutico, perché abbiamo visto che tanti studi ci fanno vedere tanti effetti positivi, per esempio effetti sulle ossa, prevenire l'osteoporosi, effetti sul sistema linfatico, vuol dire prevenire i linfedemi, l'infedema, effetti sul sistema immunologico. Noi coltiviamo moltissimo la parte aerobica, quindi il condizionamento aerobico, partendo da zero praticamente, un percorso modulare di 12 settimane, ci si incontra una volta in settimana 2 ore. Molto importante la coordinazione che mi dà la motivazione. Io vedo che miglioro in poco tempo e vado avanti. Il condizionamento aerobico incomincia a farsi sentire dopo 1 mesetto, la forza dopo 3 settimane. E queste cose fanno andare avanti, mi danno la motivazione, sto migliorando, sto meglio, riesco a muovere meglio il braccio, riesco a portare in giro il mio nipotino, riesco a fare i lavori di casa senza perdere fiato e quindi riesco a svolgere la mia quotidianità con leggerezza. E questo è già un primo obiettivo da raggiungere. Yeah.